Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi ci troviamo allo stand di Noctua perché qui hanno presentato un concept, un prototipo di dissipatore Only One ma senza pompa. Questo potrebbe essere davvero interessante e potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono realizzati gli all-in-one. In questo caso io ho diversi dubbi per quanto riguarda questo prodotto, perché effettivamente non è un prodotto ancora finito, ci stanno lavorando, ho fatto diverse domande e non ho ricevuto grandissime risposte, o meglio non hanno potuto darmi ancora grandi risposte, perché il principio di funzionamento funziona. Poi bisogna vedere se dal lato teorico si riesce a spostare al lato pratico, perché le CPU che utilizziamo comunque producono un grande quantitativo di calore e spostarlo velocemente non è facile. Vi faccio vedere velocemente come funziona. Il design è molto simile a quello di un all-in-one classico, ma non abbiamo una pompa. Qui il water block praticamente raccoglie il calore dalla CPU e grazie a questo calore il liquido all'interno evapora, percorrendo poi il tubo superiore fino al radiatore, che viene poi raffreddato dalle ventole, un po' come il liquido, ma in questo caso ricondensa grazie alla temperatura minore e torna indietro nel water block con il tubo inferiore. In questo caso il concetto è molto simile a quello degli heatpipe che sono presenti nei dissipatori ad aria, ma con delle dimensioni decisamente più grandi, e davvero sono curioso di vedere se riesce a funzionare, sono curioso di sapere i numeri che sono riusciti a ottenere in laboratorio in questo momento, ma appunto in questo momento esatto non abbiamo altre informazioni. Per averne altre probabilmente dovremo aspettare l'anno prossimo al Computex oppure delle dichiarazioni ufficiali di Noctua durante l'anno. Inoltre stanno lavorando a due configurazioni, una con doppia ventola da 14 e una con tripla ventola, ma per il resto non sappiamo nient'altro. Qual è il vantaggio, vi starete chiedendo? Il vantaggio è che non abbiamo parti mobili, non abbiamo pompa e abbiamo, diciamo, meno rischio di fallimento e inoltre anche meno rumorosità, perché non essendoci la pompa non può rompersi, non essendoci parti che si muovono non si possono rompere o creare problemi. Per quanto riguarda le perdite, anche da quel punto di vista è molto meno rischioso, perché la quantità di liquido all'interno è decisamente meno, dovendo esserci lo spazio sia per il liquido che per il gas. L'unica cosa che mi viene in dubbio è anche la pressione, perché una volta evaporato dovrebbe aumentare di volume e di conseguenza la pressione all'interno dei tubi. Per il resto secondo me è un'idea geniale e sono davvero curioso di vedere se riusciranno a portarla a termine. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Adesso ci spostiamo lì dietro perché finalmente hanno rilasciato ciò che abbiamo visto come demo o come annuncio l'anno scorso qui al Computex. Qui invece abbiamo il D15 di seconda generazione, finalmente è arrivato con l'offset, permette di spostare il punto centrale del dissipatore nel punto esatto di maggiore calore del nostro processore, della nostra CPU. Questo perché, come vi avevo già spiegato l'anno scorso, non tutte le CPU hanno il maggior punto di calore nella parte centrale, ma può essere un po' più in alto, un po' più in basso, un po' più a destra, un po' più a sinistra, e questo ovviamente varia da CPU a CPU. Grazie a questo sistema che ci permette di spostare magari anche solo di poco il dissipatore, si riescono ad avere degli ottimi miglioramenti di temperature. Per quanto riguarda il D15 Gen 2, verrà reso disponibile in tre varianti. Una pensata solo per AM5, una solo per Intel e l'altra invece generica. Personalmente vi consiglio assolutamente di optare per quella generica. Questo perché sì, in questo momento magari avete una configurazione Intel o magari avete una configurazione AMD e quindi volete quel grado in meno per la vostra configurazione, ma in un caso di upgrade futuro, se viene spostato, c'è molta probabilità che quel dissipatore offra delle performance decisamente più basse. Dai grafici che ci sono stati mostrati, i test diciamo che non sono per niente ottimali. Se ad esempio prendiamo la versione AMD e la montiamo su Intel o il contrario, proprio perché il baseplate del dissipatore è diverso, è proprio studiato e progettato per adattarsi alla forma del nostro IS o dell'IS che stiamo utilizzando. Quindi in questo caso abbiamo due opzioni: o prendere quello con l'offset che va bene praticamente per tutto, oppure quello specifico per la piattaforma che stiamo utilizzando, che ci offrirà ovviamente le performance migliori, ma a discapito di essere bloccati con quella singola piattaforma o avere in altri casi delle performance decisamente peggiori. Nel caso dovessimo però scegliere ad esempio di prendere la configurazione, la versione per AMD e volerla montare su Intel, hanno proposto una soluzione molto semplice
con questi O-ring di plastica che vanno posizionati al di sotto del socket per rialzare leggermente il base plate e quindi evitare il warping della scheda madre o del socket. In questo caso è una soluzione un po' arrangiata, va benissimo che ci sia, però ragazzi, secondo me non vale la pena. Tra i test peggiori e i test migliori ci sono 4 gradi di differenza. Secondo me vale la pena prendere quello adatto a tutti in modo che siete tranquilli sempre. Quindi questo era tutto dallo stand di Noctua, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Secondo me questa è una delle parti più belle di questi eventi, il fatto di poter vedere alcune tecnologie che magari anche non vedremo mai in commercio, ma ci fanno vedere l'effort che i vari brand mettono per cercare di innovare e cercare di creare sempre qualcosa di nuovo e all'avanguardia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti e anche di quel nuovo Only One, e da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!